gli strumenti appunto di democrazia industriale. Per dirla molto più semplicemente, un ragionamento sulla democrazia deve partire sempre dalla persona e dall'individuo. Ecco perché le ragioni del documento su rappresentanza e democrazia mi piacciono, laddove si puntualizza che la libertà sindacale appartiene ai singoli lavoratori e non può divenire una variabile dipendente nel processo negoziale degli accordi contrattuali di nessuna azienda. Qui CGL lo dice con riferimento alle clausole degli accordi di Pomigliano e di Mirafiori sulla tregua sindacale, che pur avendo una valenza collettiva si ripercuotono poi sui rapporti individuali. Però non so se loro sono consapevoli, penso di sì, che c'è molto di più in questo passaggio. È lo scioglimento di una questione di fondo principale, e cioè se i titolari dei diritti sindacali siano i sindacati o siano i singoli lavoratori. E mi pare che CGL dica in questo passaggio che i titolari dei diritti sindacali sono i singoli lavoratori. E questo è fondamentale, perché quando